idea di innovazione. Siamo partiti da un concetto. Noi lavoriamo per le grandi imprese nazionali e internazionali. Abbiamo fatto esperienza su dei settori molto di nicchia e in particolar modo sulla gestione di non conformità della qualità in ambito aeronautico. La qualità nell'ambito aeronautico è un obbligo che devono soddisfare i fornitori per poter lavorare con i grossi player. I player internazionali sono 3 o 4, sono Bombardier, sono Boeing e per far ciò devono avere delle procedure che costano molto. In Italia noi abbiamo delle grandi imprese, ma abbiamo anche una miriade di medie e piccole imprese. Noi abbiamo scalato questa applicazione che abbiamo fatto per le grandi imprese per poter consentire a delle medie imprese, in particolar modo parlo di Demo, un'impresa con un migliaio di dipendenti e 8 stabilimenti, di poter diventare fornitore primario di Bombardier a livello mondiale. Il progetto NCMS non è un progetto che nasce così per caso, siamo stati, diciamo, stimolati dall'imprenditore, ma è un progetto che è costato a noi come azienda 2 anni di ricerca e sviluppo per un costo di circa 500.000 di euro. Ha aperto a DEMA, il nostro cliente, le porte verso Bombardier, ma sta aprendo le porte verso i grossi player internazionali nell'ambito dell'aeronautica a tantissimi altri clienti. La forza di questo sistema è che consente attraverso che si adegua alla struttura dell'impresa. Una media impresa investe con l'architettura in casa, una piccola impresa che vuole fornire le proprie diciamo, soluzioni a un player internazionale può avvalersi di una piattaforma cloud e quindi investire poco e presentarsi a un player internazionale in maniera diretta. Non vi faccio, diciamo, chiacchiere tecniche sul prodotto, ma vi dico che siamo in demo con aziende nazionali e internazionali per questa soluzione e siamo molto fiduciosi che questi 2 anni di investimento, che anche per noi sono stati onerosi perché 500.000 di euro non sono trascurabili, ci possono far partire e aprire il mondo dei nostri potenziali clienti anche verso l'estero. Questi sono i miei riferimenti, li trovate a schermo.